Salve a tutti stramodi e benvenuti in questo nuovo video, io sono sempre su Question e oggi, date le vostre richieste, vi racconterò la storia del prof più stronzo che io abbia mai avuto. Listen to my story. This may be our last chance. Se non avete idea di cosa io stia parlando, vi consiglio di recuperarvi questi due video in cui parlo della mia esperienza al liceo artistico, cioè parte 1 e parte 2. Prima di iniziare vi ricordo di seguirmi su Facebook e su Instagram, guardare WeeaboMom for Favorites, leggere i wiki postaggio per rimanere sempre aggiornati e che se volete supportare me e il canale potete farlo utilizzando uno dei tanti link in descrizione, ci vuole davvero poco per rendere... è tutto migliore, aiutare. Detto ciò, possiamo iniziare con il racconto. Allora, recap. Io sono andata al liceo artistico e il liceo artistico si divide in biennio, ossia i primi due anni, e triennio. Il racconto di oggi riguarda il professore di discipline pittoriche, ossia tutto quello che è 2D, quindi disegno, pittura, disegno e pittura, e dei primi due anni. Ovviamente non dirò il nome del professore per comodità, lo chiameremo professore Limortacci. Limortacci sarà il suo nuovo cognome. E che posso fare una panoramica prima generale e poi vi racconto i singoli episodi. Prof Limortacci è un professore vecchio che appunto al termine di questi due anni andrà in pensione e che potrebbe essere tranquillamente uscito da Don Matteo, quindi baffoni, accappatoio, coppola. È un professore che in due anni non ci ha insegnato un cazzo. Le uniche lezioni che abbia effettivamente fatto sono insegnarci come si disegna davvero, nel senso il coso di prendere la matita, fare così, e per riportare le cose su un foglio, uno. Le ombre, che era una tipo lezione unita a questa di qua, ombra portata, autoportata, e una lezione sui colori, anche se quella sui colori ve la racconterò fra un po', ve la approfondisco. Per il resto non ti spiegava nulla, non un feedback. Quando tu gli presentavi un disegno e quel disegno aveva qualche problema, ti liquidava con un qualcosa: puoi farlo meglio, rivedilo, ti puoi impegnare di più, così. Molto generico, il vago indefinito di Lopardi ai giorni d'oggi. In più, una cosa insopportabile è che se proprio una cosa non gli piaceva, niente. Non potevi fare niente, una cosa non gli piaceva, fine. Non avevi altra cosa, cioè se tu gli portavi tre idee, lui sceglieva quella che piaceva a lui. E ti faceva cambiare i colori, che per noi pensavamo fosse daltonico, perché... vi giuro, certe cose non... cioè, per noi tipo allucinanti, vabbè, insomma. Questo era un po' il tipo generale. Ora direi che possiamo iniziare con la prima storiella. Allora, era il primo anno e praticamente stavamo facendo questa prima progettazione in cui dovevamo decorare in modi diversi 12 quadrati, decorarli tramite solo linee dritte. Ok, quindi niente curve, però dovevamo decorarli. Arriva il momento delle prove di colore, in cui si sperimenta con i colori per vedere quelli che stanno meglio e quelli no. Io avevo i colori della Faber-Castell, ok? E c'erano della scatola questi tre colori che sono i colori doppi, che dall'alto hanno un colore e dall'altro un altro colore, appunto. E io ho deciso di colorare uno di questi quadrati con uno di questi colori, utilizzandoli tutti e due. E il colore che ho deciso di usare era da un lato grigio, dall'altro fucsia. Direte, grigio e fucsia va bene, no problem, Draculaura oppure emo va bene, no? E invece no, dalle mie prove di colore e dice che assolutamente grigio e fucsia non andavano bene. E io ci rimango un po' così, gli dico, ma perché? E continua a dire, no, assolutamente no. Io, ma perché? Cioè, spiegamelo. Cioè, sono bellissimi, spiegami perché no, non vanno bene. Se l'avessi mai fatto, dopo un altro paio di volte che continuavo a dire no, e io, perché non vanno bene, sono belli. Cioè, non è che dava una spiegazione, anche una super cazzola che ti potevi inventare, no, perché non danno luminosità insieme, uno annulla l'altro, nel cerchio cromatico non ci stanno bene, il grigio è tutta un'altra gamba. Potevi inventarti qualsiasi minchiata, la risposta era no, perché no? Dopo
appunto un paio di volte che continuava questo, ma perché no? Così. Ho iniziato a urlare tantissimo, proprio così a caso. È iniziato a dire che ero arrogante, che ero presuntuosa, che dovevo callare la testa quando un professore più vecchio gli diceva qualcosa. Appunto che ero arrogante e presuntuosa. Io ci sono rimasta così. Proprio a urlare. Mi sentivo mortificata, perché ovviamente che c'è silenzio, perché una cosa degli certi. C'è sempre silenzio quando si disegna, Senti qualcuno urlare e tutti si girano per capire cosa è successo. Ora, per fortuna, comunque la mia classe è sempre stata dalla mia parte per quanto riguarda i problemi con questo professore. Ma capito, il momento non è un momento bellissimo dove tu sei così, tutti ti guardano e anche se hai ragione ti viene il coso, ma che ho fatto? Perché effettivamente non è che io avessi fatto nulla, cioè. Chiedere spiegazioni mi sembra una cosa normale, e tu che non me le dai e ti metti pure a urlare che ero arrogante e presuntuosa, ci sono rimasta così. Così, cioè. Non è stato un bel momento, ma poi sono parole pesanti da dire a una ragazzina: sei presuntuosa e arrogante perché gli piace il fucsia e il grigio come colori per colorare qualcosa. Cioè, potranno essere colori. Boh, non lo so, troppo alla moda, troppo audaci, ma dico, stiamo colorando dei quadrati, ma stiamo scherzando. E il colmo è che finisce di urlare, noi ritorniamo in un assetto di silenzio, io ritorno al lavoro, lui ritorna alla cattedra, passano 2 minuti e ci richiama tutti alla cattedra perché doveva fare una lezione. La lezione che in 2 minuti dopo ha iniziato a fare sono stati i colori. In cui ha spiegato il cerchio cromatico, che per chi non lo sapesse è questo, in cui vengono mostrati i colori e i loro abbinamenti migliori in base a tipo giallo, viola, rosso, verde. Avete capito? Cioè, i due colori opposti si esaltano, diciamo. E comunque grigio e fucsia stavano bene perché grigio è neutro, quindi va benissimo. Un altro micro racconto per quanto riguarda che stavamo progettando la copertina di un CD e io su un cantante o un gruppo a scelta nostra e io avevo deciso di farla su Miku dei Vocaloid e praticamente appunto avevo disegnato Miku, la vede, fa no, no, gli devi cambiare colori, io a sto punto gli faccio. Sono i colori della cantante, non sarebbe più lei se li cambiassi. Vabbè. Io sono il tipo di persona che se qualcuno mi fa un torto, se la prende con me, io non dimentico niente. Cioè, io ogni volta che ti vedo c'è soltanto rancore nei miei occhi e tu puoi morire. Cioè, perché quando sono cose così immotivate, l'unica cosa che mi viene in mente è fastidio. Qualcuno dirà: no, ma fa male portare il rancore, ti rovina la vita. In realtà no, perché alla fine persone di questo tipo sono persone che non esistono il 99% della mia vita, nemmeno ci penso. È soltanto quando tipo li sento nominare oppure li vedo tipo e mi sale l'embolo di odio proprio. In ogni caso, la mia reazione a questo inizio di scontri con il professore è stato: ah sì? Tu pensi che io sono arrogante e presuntuosa? Tu pensi che io sono arrogante e presuntuosa? Vedi come sarò arrogante e presuntuosa nei tuoi confronti? Vedi come dovrei callare la testa? Vedi come sarò stronza nei tuoi confronti? Il Caravaggio ti porto, il nuovo Caravaggio ti porto e non sarà un cazzo di merito tuo, sarà tutto merito mio, anche se tu non mi hai insegnato un cazzo, io sarò così brava perché è tutto merito mio e non tuo di professore che non mi hai insegnato niente. Grazie, prof, li mortacci, se prima non ero arrogante e presuntuosa, ora lo sarò specialmente quando ci sei tu. Un altro mini fatto è che stavamo preparando delle tavole illustrate per uno spettacolo teatrale e io ero incaricata di disegnare questo personaggio che era un nonno in tutte le tavole. E ovviamente prima di disegnare un personaggio c'è un minimo di preparazione in character design, vedere come è fatto, come non ho fatto in varie posizioni, eccetera, eccetera. Nel disegnare questo nonno, io avevo letteralmente disegnato un nonno campagnolo con la faccia di mio nonno Cola, ok? E lui l'ha bocciato dicendo che era troppo giovane. Io avevo copiato la foto di mio nonno di circa 2 settimane prima, che aveva 89 anni. Era troppo giovane. Casualmente ha accettato il nonno nel momento in cui l'ho disegnato uguale a lui.
con i baffi, con la coppa, più grasso, ma uguale a lui. Il torto più grande che mi abbia mai fatto, invece, è stato alla fine del secondo anno. Lui sarebbe andato in pensione e quindi ha voluto organizzare una mostra con i lavori delle sue classi, che erano due. Praticamente c'erano tre lavori da portare ognuno di noi. Uno era la lampada, era una lampada decorata. Vi lascio qui il tutorial di come ho fatto la mia tema My Little Pony con Fluttershy e Discord, insomma. Un altro era questa tavola anatomica della fusione di due animali diversi. E invece il terzo era questo enorme cartellone, 1 metro per 70, dove c'era l'alfabeto, le lettere dell'alfabeto decorate. Io l'avevo fatto tutto a tema My Hero Academia, vi metto la foto. Era lungo 1 metro per 70, io non so se avete idea di quanto sia grande 1 metro per 70, vi prego alzatevi e misuratelo perché sennò non ve ne rendete conto. E io ci avevo buttato sangue, sudore, lacrime, impegno, dedizione per un totale di circa 2 mesi e mezzo di lavoro intensivo di sopra a questo disegno, questo progetto. Il momento della mostra era anche fra i cartelloni più amati. E questo mi rendeva tanto felice. E alla fine della mostra tutti hanno iniziato a staccare i propri lavori per portarseli a casa. Al che io con una o due mie compagne andiamo dal prof e facciamo: prof, ce ne vorremmo andare, possiamo staccare i nostri lavori? Lui dice a tutti sì, tranne a me, che dice no, tu no. E io ci rimango così, tipo, che prof sta scherzando, perché no? E mi risponde: perché me lo tengo io, me lo porto io. Io rimango così, non sapevo nemmeno se fosse uno scherzo, era il lavoro migliore che io avessi fatto in 2 anni, era il mio gioiello della corona, in cui, vi ripeto, ci ho lavorato per 2 mesi e mezzo, e io avrei dovuto dire, ah sì, tieni, così. Non riaverlo mi sembrava di aver buttato 2 mesi della mia vita nella spazzatura, così, come se non fossero importanti, come se non ci avessi messo impegno, come se... Così, faccio così e ne faccio un altro. Continuavo a chiedergli di farmelo portare e lui continuava a dirmi di no. Sempre più fermamente anche, quindi capite, non è una bella scena. Non ce l'ho fatta e praticamente mi sono iniziate a scendere le lacrime di rabbia. Io ho questa cosa che quando... sono molto arrabbiata, mi escono appunto le lacrime, o qualcosa mi infastidisce, mi escono le lacrime, non sono piante di tristezza, proprio piante di frustrazione. Non ci poteva niente, c'ero io in lacrime che gli chiedevo di farmi portare il cartellone e lui che continuava a dirmi di no, perché se lo voleva tenere lui. Io in lacrime che gli supplicavo di farmi portare il cartellone, ma stiamo scherzando? Che dopo un po'... che mi ha visto pure piangere, ha iniziato a urlare: ah, se devi fare così dovresti essere onorata che io da insegnante voglia un tuo lavoro, voglia il tuo ricordo, che me ne devo andare in pensione, dovresti essere onorata, invece ti metti a piangere, ti metti a fare così, se devi fare così non te lo puoi tenere, te lo puoi fare, puoi dire no, perché questo comportamento è così. Io in lacrime, gente, io in lacrime, io piangevo, cioè, singhiozzavo, mi colava il naso, non è una bella vista quando piango, sono tipo, insomma. Io ero in lacrime e vi devo dire, se fossi stata, visto che ha detto se devi fare così riportatelo, se io fossi stata da sola e al 100% sicura che io non avessi avuto zero ripercussioni, che avessi avuto zero ripercussioni, me lo sarei preso, me lo sarei portato a casa, gli avrei detto vaffanculo e me ne sarei andata. Ma c'è da dire che intanto la situazione in quel momento era particolare, perché non eravamo io e il professore, era una mostra, c'erano i ragazzi di due classi, ok? I miei compagni più un'altra classe, c'erano i rispettivi genitori, tutti ad assistere al mio pietoso teatrino, e io non so se riuscite a immaginare, è un momento umiliante, è un momento
comunque davvero imbarazzante, uno si sente davvero umiliato, sente mortificato proprio nel profondo, cioè tu che piangi sei comunque in seconda superiore, quindi hai quanto? 15 anni, avevo 15 anni, ci sono genitori, ci sono ragazzi che non conosci o okay, che nessuno ti si mette a pigliare per il culo, va bene, però è una cosa davvero fortemente imbarazzante, ti mette davvero tanto a disagio, tu che piangi in mezzo a tante persone, al professore che ti urla contro perché ti vuoi riportare un disegno a casa. E molte delle persone che erano lì, una cosa che davvero non mi ha fatto proprio piacere, che non mi è piaciuta per niente, è stato che molte delle persone che erano lì mi continuavano a dire: "Ma dovresti essere felice che ti sta chiedendo il disegno, dai, dovrebbe essere un onore." Un onore? Ma stai scherzando? Forse perché non l'hai fatto tu? Tu non sai quanto tempo io ci abbia messo a fare quel lavoro, quanto tempo ci abbia dedicato, quanta cura, tutto quello che c'è dietro, lo studio, i pomeriggi, le sere. Io a Natale, tutte le vacanze di Natale ho fatto quel cazzo di cartellone. Un'altra cosa che dicevano era tipo: "E quando dovrei vendere le tue opere? Cosa farai? Ti metti a piangere pure con le altre opere?" Tipo, stai scherzando? A parte che io quelle le farei con l'ottica di venderle. A parte che avrei compenso in soldi, e vabbè. Ma se un'opera ci tengo davvero così tanto, non la vendo, easy! E è stato una cosa davvero umiliante. Cioè, io non so le persone all'esterno come hanno percepito tutta la vicenda, se come un capriccio, come non lo so. Ma dal mio punto di vista, cioè, è una situazione in cui non vorrei vedere nessuno. Più c'è da contare altri due fattori. L'anno stava per finire, ok? E quindi ci sarebbero stati gli scrutini. E lui era il coordinatore di classe. Non volevo avere ripercussioni sulla mia pagella. Sarà una cosa stupida, ma non volevo avere ripercussioni. E seconda cosa, la settimana dopo, il lunedì, ci sarebbe stato il viaggio di istruzione. E lui accompagnava la mia classe. Quindi avrei. E una terza cosa è che quella stessa sera, perché la mostra è stata di venerdì, quella stessa sera c'era la cena di classe. Questo insieme di fattori mi ha portata comunque a dire: "Vabbè, vabbè, se lo prenda." Gliel'ho lasciato. In lacrime, gliel'ho lasciato. E lui tutto felice: "Ah, sì, ok, bene. Grazie, vedi che hai fatto la cosa giusta." Ma vaffanculo. Quindi, per comodità, gliel'ho lasciato. In lacrime, gliel'ho lasciato. Ho sempre avuto 10 nella sua materia, questo lo devo dire. Nonostante tutti questi problemi, non ho mai avuto il voto basso. Ero bravo. Me lo meritavo. Però, ma la cosa più interessante di questa storia è la post-credit. Prof. Li Mortacci va in pensione. Non lo sento nominare, a parte quando lo sparlavamo fra i miei compagni, gli anni successivi. Non c'è, non si fa vedere, giustamente. Si fa vivo soltanto una volta al quinto anno, perché doveva darci degli attestati riguardo quella cosa a teatro che avevamo fatto al secondo anno. Ma io non c'ero, avevo il Covid a casa, non sono mai stata più felice di essere stata a casa col Covid, soltanto perché così non l'ho visto. Mi hanno dato l'attestato quando sono ritornata. Ero a casa col Covid. Mi manda un messaggio di Dina, la mia compagna di banco: "Ah, ho una sorpresa per te, guarda cosa ti hanno portato." E io: "Cosa?" E mi manda la foto di questo tubo. Tipo, era un foglio arrotolato, sembrava un tubo. Ok. Io, scioccata. Non ci potevo credere. Era il mio cartellone, era proprio lui. Questo nel quinto anno, io ero a casa col Covid, quindi a maggio-giugno del quinto anno. Maggio-giugno del quinto anno, esattamente 3 anni dopo. Mi manda e io ero tipo scioccata. E gli ho chiesto: "Ma com'è possibile?" E lei mi ha detto: "Te l'hanno portata dei ragazzi che stavano facendo spazio nella cassettiera." Stavano facendo spazio nella cassettiera! Prof. Li Mortacci
Non se l'è mai portato, l'ha messo nella cassettiera dove tenevamo tutti i lavori e non se l'è mai portato. Io non dico che credevo che ce la, se l'avesse, se l'era. Io non dico che credevo che se lo fosse appeso davanti al gabinetto per ricordarsi ogni giorno quale magnifica alunna avesse, quale sono io e quale sarebbe stata la sua potenziale nemica numero uno, ma io pensavo questo, non se l'è mai portato, nonostante sia venuta a scuola. Si sia sicuramente preso le sue cose, non se l'è mai portato, l'ha lasciato a scuola a prendere polvere per 3 anni, senza mai dire, vabbè, vattela a pigliare, senza mai avvertire nessuno. Alla fine, essendoci un'altra classe, hanno dovuto liberare la cassettiera, gli serviva giustamente spazio e hanno ridato i lavori a, se c'era scritto il nome, alla persona. E mi hanno portato il mio cartellone. Non se l'è nemmeno portato, rido tantissimo. Mi ha umiliata per niente! Mi ha fatta piangere e disperare per niente! Niente! Tutta quella scenata, tutto quel teatrino per niente! Io non ho parole. Non ho parole. Ora l'ho recuperato e non lo do un cazzo di nessuno. È mio ed è solo mio. Ribattezzato, le cose mie lo saranno per sempre. E niente, qui finisce il racconto. E, beh, c'è stato, ci è voluto anche per scriverlo, insomma, perché molte cose le avevo un po' rimosse, insomma. Però io ci sono rimasta, vi devo dire, ci sono rimasta davvero tanto male. Raccontatemi assolutamente le vostre esperienze assurde con i professori. E niente, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!